riservatezza delle informazioni che noi vogliamo condividere con gli altri. I social network non sono il demonio, però certamente richiedono un cambiamento di paradigma nel come pensiamo la nostra socialità. E poi occorre conoscere quali sono le impostazioni che ci mettono a disposizione i fornitori di social network. Spesso sono sconosciute agli utenti. I social network sono un ambiente ostile perché sono in pratica delle sorte di recinti felici nel quale tu sei portato a pascolare stando alle regole di un pastore. Questo pastore, come un dittatore benevolo, ti dà questi servizi gratuitamente, ma può toglierteli quando vuole e li può utilizzare solamente se questi sono utili ai loro scopi. Quindi quando si approccia al network bisogna pensare che non è fatto per la tua felicità, per la tua privacy, per i tuoi diritti. Con questo punto di partenza talvolta bisogna accettare un compromesso, perché è necessario poter fare comunicazione verso queste reti sociali, è necessario poter stare in contatto con delle persone, e purtroppo per alcuni utenti il social network rappresenta quello che è internet, mentre internet è molto di più. Quindi bisogna capire che la cosa utile è capire cosa vuoi fare davvero con social network e utilizzarlo solo per il motivo, senza dare molto di più, perché altrimenti queste informazioni che darai potrebbero essere usate per esporre aspetti della tua vita che non vorresti esporre e correlare informazioni che non sai che sono correlate. Una cosa veramente importante sull'utilizzo di Facebook, che è uno strumento estremamente potente ma estremamente invasivo comunque di una ditta americana, è quello di farne un utilizzo consapevole, cioè conoscere quelle che sono le potenzialità ma anche quelli che sono i rischi. L'utilizzo con le sue impostazioni di base espone a molti rischi, l'utilizzo consapevole permette di sfruttarne al massimo i vantaggi. Una delle cose più importanti nell'utilizzo di Facebook è non condividere tutti i propri dati, come lo strumento invece suggerisce, ma centellinarli o addirittura fornire dati non necessariamente veritieri. Quindi utilizzare pseudonimi o nomignoli per non consentire al social network Facebook e agli amici degli amici su Facebook di poter fare facili correlazioni che oggi magari non sono un problema, ma fra dieci anni potranno essere un problema nel momento in cui si va a cercare un lavoro, nel momento in cui si stabilisce una relazione sentimentale. Ci sono cose di noi che noi vogliamo far sapere, non oggi, ma domani, e questo è il tipo di consapevolezza che dobbiamo riuscire a sviluppare.